A livello sociale e familiare, cosa fa questo antagonista? Altera o rompe rapporti e legami, può anche rafforzarli, può anche migliorarli, ma questo è veramente raro, anche perché sennò fallirebbe nel suo ruolo di antagonista. Fa saltare equilibri, fa perdere il proprio ruolo professionale, lavorativo, familiare e sociale, può generare un vero ritiro sociale. Ma dall'altra parte nella storia che cosa c'è? C'è anche il protagonista, che è l'eroe positivo. Nella nostra storia l'eroina è la donna. E cosa fa la protagonista di questa storia? Cerca di sconfiggere l'antagonista, lo combatte. In ogni storia che si rispetti c'è un inizio, uno svolgimento, una conclusione. E anche in questa storia è così. In ogni storia che si rispetti ci sono strumenti a disposizione del protagonista che le, in questo caso, permettono di opporsi e combattere l'antagonista. E anche in questa storia è così.